intendo è soprattutto cercare con Miss Granata, che è una manifestazione a livello provinciale, portare il nome della nostra cittadina al di fuori del contesto, quello che è pure semplice comunale, ma farlo camminare e viaggiare per tutta la provincia. Non a caso nel centro di coordinamento persone condividendo sano spirito sportivo, la passione sportiva, imparano a conoscersi, ad apprezzarsi, e abbiamo visto, diciamo, come una morte improvvisa, una tragedia, possa segnare profondamente gli animi di persone adulte. Questo mi piaceva sottolinearlo, perché lo sport è una pratica bellissima, è una pratica a cui vanno introdotti i ragazzini, vanno introdotti all'interno di società ed associazioni che hanno la cultura dello sport, perché l'agonismo va regolamentato nel rispetto dell'avversario, vanno introdotti i ragazzi allo sport, che oltre a curare il fisico, mantenere in forma i ragazzi, li forma caratterialmente, a rispetto delle regole, a rispetto dell'avversario. L'esempio che abbiamo avuto questa sera, che anche la tifoseria, che con il centro di coordinamento di Salerno fa un lavoro straordinario per permettere ai giovani di coltivare la passione sportiva anche in trasferta, rispettando le regole, rispettando le città che li ospita, e purtroppo noi dobbiamo far contrastare pochi scellerati, pochi scalmanati che rischiano di rovinare tutto. Benvenuto al centro di coordinamento, questo è qua, ringrazio Rocco per questo straordinario impegno e questa manifestazione di grande qualità che regala alla cittadinanza. Una cosa, se qualcuno si ricorda, Pino Salvioli è stato il fondatore del club di Bellizzi proprio con me. Adesso con ruolo istituzionale non c'è più, però la tessera c'è sempre, quindi... Che cresce tappa per tappa. C'è una spettatrice, andiamo tutti come lei! Ecco qui, signora. Girando, abbiamo le coreografie, attenzione, la numero 3.